Sì, la ringrazio anch'io, Presidente, per il tempo che ci ha spiegato. Volevo chiedere una cosa, siccome qua si parla di atto in un... intanto una cosa, noi ci abbiamo detto di tutto quando siamo arrivati in 2-3 minuti in ritardo, mi scuso se la tengo ancora questo ragionamento, ma... Se può sentire, non scusate, io... No, perché noi ci abbiamo detto di tutto per 3 minuti, passarne al bar, salve con i leoni, insomma, sostanzialmente. E insomma, voglio dire, hanno scritto su Facebook che il treno quando passa, ormai che di tempo da perdere, insomma, poi il treno è in ritardo di 35 minuti, voglio dire, va bene, il segretario si è scusato, ci mancherebbe, nessun problema, il traffico è sempre tanto, quindi lo so, ha ragione lei, però insomma, a noi ci hanno detto di tutto per due minuti e mezzo. No, non dico niente, segretario, sindaco. Voglio dire che ha ragione Oliviero, che ho colpo cuore cane, ho colpo cuore l'euro, come dice il 90. Ma noi c'eravamo, cioè, non c'erano nella di voi, la okay, mia. Sì, non c'eravamo. Sbagli sempre. Certo, sbaglio sempre. Certo. Sì, sbaglio sempre. Abbiamo atteso. Non lo so, comunque è lo stesso. In un articolo dell'Arena dell'anno scorso, signor Presidente, c'è scritto che l'ATO stanzia 1.440.000 euro per Nogara per l'acquedotto. Questi soldi adesso che l'ATO va praticamente sparendo, cioè si chiuderà, ci sono ancora? Sì, i soldi ci sono ancora, nel senso che, come dicevo prima, noi non abbiamo operatività diretta nello spendere quei soldi lì. Sì. Noi facciamo la programmazione e abbiamo approvato anche su nostra limitazione, ma credo che gli amministratori lo sappiano, anche il lavoro che ho fatto in tal senso, abbiamo dato l'indicazione di portare l'acqua potabile a Nogara come priorità, così come a Gaza, proprio per la presenza di inquinanti che possono creare dei problemi ovviamente alla salute. Quindi questi soldi vengono decisi da acqua, ma poi spesi da acqua per mesi. Infatti una delle cose che dicevo prima è che alla fine dell'anno si verifica anche tutto quello che è stato fatto in maniera tale da poter modulare la tariffa dell'anno successivo, considerando anche i denari che si sono spesi nell'anno precedente se non si sono soddisfatte quelle che erano le promesse di investimento fatte. Quindi se alla fine dell'anno non saranno stati fatti gli investimenti su Nogara, ovviamente avranno una penalità, avrebbero avuto, perché adesso non so come andrà a finire, come si fa a fare un nuovo, avrebbero dovuto avere una penalità in tal senso. Io ritengo che comunque i lavori per dotare di acqua pubblica, di acqua potabile, il comune di Nogara stiano procedendo, almeno ho queste informazioni qua, insomma, ecco. Per no, cui esatto, i soldi rimangono, abbiamo i bimbi che bevono l'acqua potabile. Non so benissimo, io abbiamo una problematica grande qua, nel paese dove sotto abbiamo acqua, purtroppo, come ho detto bene, non è buona, perché questo problema, gli investimenti devono essere fatti assolutamente, perché appunto a scuola i bimbi hanno l'acqua non potabile, c'è il contatto di cartello, è una roba vergognosa, questa cosa qua. Abbiamo una corrispondenza in tal senso anche con il dirigente dell'US locale, insomma, la segnalazione, abbiamo fatto anche un incontro in maniera tale da rendere tutti coscienti che bisogna intervenire rapidamente su una gara e sull'altro, perché non è accettabile che, dopodiché bisogna anche dire una cosa per quanto riguarda il discorso di investimenti per correttezza, proprio per effetto di questo principio di sussidiarietà che pone il metodo tariffario, non si può neanche pensare che chi fino magari a qualche anno fa spendeva i soldi per fare il palazzetto, il campo da calcio e non infrastrutturare il sistema di tipo integrato, adesso possa colmare il gap a scapito degli altri comuni, è tutto in un colpo, so. Quindi è un processo nazionale ragionevole. Lo so benissimo. Oltre 30 anni, cioè credo che non sia, guardi, credo non ci sia, forse il Nogara e Gaza sono, non so, cioè sono delle mosche bianche, perché sostanzialmente solo noi siamo attorniati da comuni con l'acquedotto, Sanguinetto addirittura, tutto dire, Monferraro, tutti ce l'hanno, noi no. Anzi più che noi abbiamo, come le ripeto, un grossissimo problema di arsenico. E i bambini tutti i giorni vanno a scuola con una bottiglietta d'acqua da mezzo litro. Io ho una bimba che fa la quarta e tutti i giorni gli do questa. Allora qua non è che sì, solo l'acqua, qua c'è una produzione continua di rifiuti. Quindi ecco, c'è tutto un meccanismo, no? Bilancio ambientale senza altro negativo. Io ho piacere che ha citato il forum dell'acqua, perché il Movimento 5 Stelle è per l'acqua pubblica, quindi nessun problema, anzi noi abbiamo anche raccolto le firme per il referendum, che
il referenda, e quindi insomma ho piacere che l'abbia detto. Spero veramente che questi 1.440.000 vadano a compimento nell'arco di 3 anni, come dice l'articolo, e che si, e finalmente venga portata l'acqua potabile almeno alle scuole, dove c'è il nostro futuro. Infatti la priorità mi pare che fosse la spesa di 200.000 euro per portare l'acqua potabile fino alle scuole. Al municipio, scuole e dovrebbe essere entro la fine di quest'anno. Beh, teoricamente siamo già stati, ormai domani ottobre, cioè questo dire, non penso, io cantieri in giro non le vedo, dopo non so se magari li vedo solo mio amico. No, infatti. No, perché è nato per dire questo. Allora, se posso intervenire, vorrei ringraziare intanto il dottor Mattelli, presidente del Lasto, per essere venuto questa sera in supporto a questo punto che è comunque importantissimo. Ma che diciamo così presta il fianco anche a parecchie interpretazioni negative, purtroppo. Il problema dell'acqua è un paese, cioè non solo locale abbiamo come problema, ma è esteso chiaramente in tutta la provincia e poi anche a livello nazionale. Noi nel nostro piccolo, con l'aiuto, il grande aiuto dell'Alto, in questo caso appunto qua rappresentato dal Presidente e dal suo direttore Luciani, ha dato diciamo, l'input l'anno scorso, appena insediati, a proseguire con la linea dell'acquedotto che viene da Montalto e proseguire verso il centro e andare verso le scuole medie e elementari. Questo sono i 200 di stanziamento previsti per quest'anno. Oggi stesso sono iniziati i lavori presso Montalto, forse non li hai visti perché chiaramente la strada che stanno percorrendo è quella di Montalto, hanno aperto, hanno guardato in che condizioni ci sono le condutture, c'era tipo l'addonante che guardava, diciamo così, dove scorreva l'acqua anche sul ponte del Tartaro, e sono arrivati fino al centro di Nogara. Stanno vedendo di mettere in pressione a strati, diciamo così, le varie condutture, perché chiaramente andranno a riutilizzare le vecchie condutture che sono già posate su Nogara. Dobbiamo ripercorrere anche un po' la storia, perché sarebbe riduttivo dire che Nogara è l'ultimo paese, diciamo così, assieme ai ragazzi della provincia di Verona per quanto riguarda l'acquedotto. Ricordiamo che l'acquedotto è stata una delle prime cose, parliamo di 30 anni fa, che a Nogara erano state fatte. Sì, ma la mia... Gli utenti, sì, ma è giusto ricordarlo che non va, perché la linea dell'acquedotto c'è a Nogara. Purtroppo ci sono dei funghi, se noi vediamo dell'acquedotto, purtroppo col tempo, essendo così vecchio il discorso, ha avuto anche una limitazione, cioè non è più stato necessario, per esempio, e ricordo anche l'amico Riviero che allora era sindaco, avevano tenuto delle porzioni di terreno, no, sotto appunto i funghi dell'acquedotto anche per depurare l'acqua, cosa che poi non è più stata necessaria perché è inutile anche il fungo ormai. Si era detto che la linea dell'acqua doveva arrivare per esempio da Monrome, adesso dovrà arrivare invece da Isola della Scala. Cioè, ci sono anche dei mutamenti, purtroppo passando il tempo, che da un lato rendono inagibili le vecchie linee, perché voi sapete che è stato approvato a mettere in pressione le vecchie linee dell'acquedotto e purtroppo ha fatto, scusate il gioco di parole, acqua da tutte le parti, anziché scorrere solamente nel tubo, scorreva dappertutto ma non nel tubo. Quindi alla fine abbiamo una rete idrica qui a Nogara, sotterranea, che purtroppo è al 90%, se non di più, inutilizzata. C'è questo procedimento in corso di far arrivare l'acqua da dei pozzi di Isola della Scala, che però andranno a rifornire anche Hervé e altri paesi che trovano sul territorio. Ebbene, l'acqua in quei pozzi non è forse sufficiente per dare acqua a Nogara e a Gaza, quindi abbiamo anche un problema di fare pozzi nuovi. Però diciamo così che per il primo tratto, quello che appunto interessa la zona di Montalto, il centro, passando appunto per questa via davanti al comune, Falcone Borsellino, e poi proseguendo verso le scuole, lo stanziamento è diciamo così in fase di realizzo e oggi stesso, quindi da un annuncio, sono iniziati questi tipi di lavoro. Si tratta di mettere quindi in pressione, di vedere se le linee tengono, di vedere dove vanno cambiati gli innesti delle valvole, alcune saranno cambiate durante il percorso e poi si faranno le nuove con dei bar sufficienti per poter trasportare l'acqua dentro la zona. È chiaro che non è tutto il paese, però, come diceva giustamente il consigliere Mirko,
i bambini vanno a scuola con la bottiglia dell'acqua, è una cosa da terzo mondo, anche da quarto. Su questo noi ci siamo mossi, ci stiamo muovendo, io su questo ricordo che l'acquedotto per Nogara è una priorità, sarà una priorità adesso e anche in futuro, perché ci saranno ancora degli anni per fare questo tipo di battaglia. Abbiamo avuto al nostro fianco un amico Martelli, che appunto potrà essere presidente dell'AFA, ha preso a cuore, diciamo così, la vicenda dell'arsenico, e quindi ha fatto una battaglia anche all'interno del suo ente per poter accedere a questi, diciamo così, finanziamenti. Ricordiamo anche che Acque Gorovesi è il braccio operativo e quindi alla fine si chiede 22 milioni di euro, mi sembra che abbia chiesto a inizio anno, per fare tutti i vari lavori sul territorio, e se le banche poi rispondono con 11 milioni di euro, okay, vuol dire che metà di lavori non verranno fatti. A Nogara questi lavori, almeno quello che abbiamo chiesto per quest'anno, verrà fatto. Oltre a questo ci sarà anche in previsione un ampliamento del depuratore, perché sapete che anche il sistema fognario, oltre a quello dell'approvvigionamento idrico, ha molte falle a Nogara, siamo quindi deficitari anche da quel punto di vista, e quindi dobbiamo, diciamo così, combattere una battaglia sia per l'approvvigionamento idrico sia per poi la depurazione successiva. Quindi io ti ringrazio vivamente, mi dispiace solamente che Martelli abbia, saremo con te nella battaglia che vai a intraprendere con me personalmente, spero di parlare anche a nome di tanti altri amici, mi dispiace però non avere più un amico Martelli alla presidenza di mente, che a noi sinceramente faceva comodo, perché è una persona, come si è espresso anche questa sera, penso che sia capibile da tutti, competente, con una gran voglia di fare politica, diciamo così, sul territorio, e non so se al suo posto arriverà qualche altro nome mandato dalla regione, che sicuramente probabilmente non conosceremo, e se sarà all'altezza della dirigenza attuale. È un cambiamento questo che si sta facendo tra l'altro del nuovo organismo, che non condivido. Come me non hanno condiviso altre amministrazioni, però questa sera ci dobbiamo riunire per votare un punto che chiaramente votiamo con un ma in generale. L'unica cosa che si è passa giusta a livello, chiamiamolo qui di maggioranza, ma spero che sia condiviso da tutto il gruppo consigliare, sono questi punti che stiamo mettendo appunto a integrazione, che è quello che almeno le tariffe siano decise sul territorio e che almeno comunque ci sia una rappresentanza in grado di dire che comunque l'acqua è un bene comune e vogliamo che sia il nostro territorio a decidere le sorti anche per il futuro. Queste sono piccole cose, è chiaro che è un segnale politico, è chiaro che è un piccolo segnale, però se viene, diciamo, portato avanti da tutti i comuni della provincia, penso che possa essere anche una cosa positiva per il futuro. Ringrazio. Posso dire Paolo per il Scusate, io sono d'accordo a quel punto, però per quanto mi riguarda devo assentarmi nel Consiglio, perché abbiamo un comitato che sta preparando in maniera attenta e meticolosa il discorso della testa, che adesso come non c'è, quindi abbiamo una riunione alle 9:10, non un quarto. Io comunque do la mia disponibilità, la mia approvazione a questa di libera come alle altre, anche se fisicamente non posso essere, comunque mi scuso. Questo comunque l'approvo sotto più un attimo. Mi fa piacere, Flavio, che sei dalla parte dell'acqua pubblica. Peccato che poi mi voti la casetta dell'acqua a gestione sì, privata. Allora, cioè, qua veramente sei d'accordo, perché l'acqua è pubblica. Personalmente io ritengo che l'acqua deve essere sempre pubblica. E che qua, guardate, lo dice uno che ha raccolto le firme, se altri ragazzi abbiamo fatto, appunto, abbiamo dato un po', noi abbiamo anche una stella che parla di acqua, quindi vuol dire come. Quindi voglio dire, adesso tu mi parli che inserisci all'interno un emendamento che, non so se ho capito male, ribadisci il fatto che l'acqua deve rimanere pubblica o no, sia qualcosa del primo. E poi due mesi fa, o tre, adesso non mi ricordo più. Non è il primo, perché se no ti senti che. No, ma ascolta un secondo, a prima. Adesso mi dici che l'acqua deve rimanere pubblica, poi approvi la casetta dell'acqua che la gestirà un privato, no, poi la metti in stand-by perché il consorzio fa una gara d'appalto perché un privato, come no? Come no? E poi
l'ultimo consiglio, veramente in stand by, come la fosse un disco, perché non sapete che cosa fare, se fare. Cioè, no, perché dobbiamo aspettiamo l'acqua che arriva. Sì, aspettiamo l'acquedotto. Allora, se ti arriva l'acquedotto, domanda, sa l'effetto della casa dell'acqua? Che senso? No, non mi ha capito, perché non si capisce, cioè qua non si capisce che cosa su questo fare. Arriva l'acquedotto, gli diamo l'acqua alla casa dell'acqua. Bene, però qua non si capisce che cosa fare, perché un colpo te la provi, dopo te la istervai, dopo te la riprendi, adesso che si dà la parte dell'acqua pubblica. Cioè, non si capisce mia, ma veramente, ma che veramente. Certo, io sono limitato nella conversione, se è vero, sei solo te il furbo, nessun problema. Mi sono chiuso da realtà, sono chiuso da realtà, perfetto, nessun problema. Io ho capito che Martelli è dalla parte dell'acqua pubblica, giusto o no? Perfetto. Ho capito che stasera guardi che sia dalla parte dell'acqua pubblica, ma il mese passato sei mio dalla parte dell'acqua pubblica, il mese scorso voi eravate dalla parte della casetta dell'acqua affidata al privato. Questa no, è la realtà. Va bene, dico falsità, noi diciamo sempre falsità, va bene? Sì, perché è vero. No, noi voi la filate al consorzio, il consorzio fa una gara d'appalto. È inutile che te sì. Dici quello che te vuol dire, non è così. È gestita dal pubblico. Gestita dal pubblico? Sì. Ma secondo me la limitatezza è dalla parte lì, però, sì. Perché bisognava che ti resti bene che la provi. Sì. Va bene, hai ragione te, sì. Guarda, mi ricordo. Hai ragione. Oggi sì. Tu dicevi su. Cosa dicevi? Che abbiamo sostituito i serramenti che invece davano fatte l'acqua. No, io non ho detto questo. Avete detto non ti piace queste cose qua. Ah sì, pensati, invece giudica, però non mi piace, guarda qua siamo veramente, siamo veramente le cose che cioè, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi fa piacere che può pagare su questo. Una lettera privata. Forte, lo so, se forte, se forte. Dai. Boh.